Allora, il 6 settembre 92 viene ritrovato il corpo di Christopher McCandless in un autobus abbandonato in Alaska, ok? Quindi, l'autore del libro cosa fa? Ripercorre i passi di McCandless durante i 2 anni tra la laurea e la sua scomparsa in Alaska, e per cercare di ricostruire cosa è successo, insomma. Allora, è successo che McCandless ha rinunciato al suo nome all'inizio del viaggio, adottando il soprannome Alexander Supertramp, dopodiché ha trascorso del tempo a Carthage, nel Sud Dakota, lavorando per mesi in un montacarichi di proprietà di Wayne Westerberg, prima di fare l'autostop fino in Alaska. Krakauer cerca di capire la personalità intensamente ascetica di McCandless, forse influenzata dagli scritti di Thoreau e di Jack London. Cerca di esplorare le somiglianze tra le esperienze e le motivazioni di McCandless e le sue di quando era giovane, raccontando in dettaglio il tentativo di Krakauer di scalare il Devil's Thumb in Alaska, ok? Cioè dell'autore stesso, di scalarlo. Krakauer racconta anche le storie di altri giovani scomparsi come Everett Roose, Carl McCann. Inoltre descrive il dolore e la perplessità dei genitori, della sorella e degli amici di McCandless. Quindi non è tutto bello bellissimo come nel film Into the Wild.